Ciao a tutti, sono Michela di Chetogenica in Fantasia. Oggi vi presenterò un bellissimo aperitivo keto artistico. Rose di salumi, tartina coccinella e fiore tartina. Per le rose di salumi avrete bisogno di affettati vari, io ho usato salame piccante, salame Milano e arrosto a fette, poi olive, del songino e dei pomodorini e un bicchiere tondo per fare la forma delle rose. Prendete il vostro bicchiere e sistemate intorno le fette di salame come vi mostro. Poi delicatamente ribaltatelo su un piatto per la vostra portata. Fate così con tutti gli altri affettati. Ovviamente con molta delicatezza posate la rosa sul piatto. Poi io ho fatto anche delle roselline più piccole. Per fare questo è ancora più facile. Prendete una fetta, per esempio, di prosciutto e avvolgetela in tondo su se stessa. Vedrete che verrà fuori questa bellissima rosellina. Ora componete il vostro piatto a piacimento. Io ho messo le rose al centro, ci ho messo dentro delle olive taggiasche e tutto intorno un po' di songino, un po' di olive, un po' di pomodorini. Ora passiamo al secondo piatto, la tartina coccinella. Ingredienti per la tartina coccinella. Per la base, a vostro piacimento, potete usare crostini o cracker. Io ho usato la mia ricetta base pizza ai semi di lino che ho già pubblicato e vi metterò il link. Poi avrete bisogno di 2 uova sode e mezzo, dei pomodorini, delle olive nere e delle foglie di insalata. Date alla tartina una forma tonda. Se volete potete spalmare anche delle salsine a vostro piacimento. Mettete a raggiera le foglie di insalata. Tagliate le vostre uova sode, mettetele anche queste a raggiera. Tenete da parte un tuorlo e mettetelo al centro, usando un pomodorino a cui tagliate un triangolino, un'oliva che tagliate in due, una parte andrà a formare la testa, l'altra parte andrà a formare la coda dove avete tagliato il triangolino. Con un'altra oliva fate dei piccoli pezzettini che andranno a formare le macchie della coccinella. A questo punto mettete la coccinella sopra il vostro fiore ed ecco qua la vostra bellissima tartina coccinella. Ora passiamo alla terza ricetta, il fiore tartina. Usate sempre la base per la pizza come vi ho spiegato, poi la tagliate, gli date la forma, una parte centrale rotonda e i petali da mettere intorno. Qui scatenate la vostra fantasia. Io ho usato delle salse che ho comperato, del patè di melanzane, funghi del patè di tonno, della salsa cocktail e della salsa boscaiola. A vostro piacimento spalmate le salse sul vostro fiore, sui petali e poi io gli ho messo sopra del provolone piccante, della salsiccia piccante e dei pomodori secchi. Per la parte centrale invece ho preparato io una salsina mischiando i tuorli che ho avanzato dalla ricetta precedente, mischiandoli con delle olive nere e un pochino di salsa cocktail, e l'ho messo nella parte centrale della tartina e per guarnire sopra gli ho messo un pomodorino piccante ripieno di tonno. Successivamente gli ho aggiunto delle olive e dei capperi. Poi ho fatto due disposizioni, o con i petali allargati oppure ho preso i petali e li ho infilati nella salsina centrale, nella parte centrale, per formare un fiore più stretto. Vedete voi cosa vi piace di più. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Come sempre mettete la vostra preferenza, iscrivetevi al canale, anche il gruppo Facebook, e come sempre vi auguro buon appetito.